campionato italiano enduro con Thomas Oldradi, categoria enduro 2 con 4,50 4 tempi. Una gara oggi esaltante, impegnativa, in un contesto davvero splendido, direi mozzafiato. Sì, veramente una bellissima gara, faccio i complimenti agli organizzatori, belle prove speciali, il percorso è stato tracciato veramente bene, sia l'enduro test che l'estrema che il cross test, quindi complimenti a loro. Ti metto in difficoltà, un'autoanalisi spietata della tua prova odierna. Ma no, sono abbastanza soddisfatto perché ho finito secondo, non troppo distante, una trentina di secondi da Salvini, che in questo momento sta andando forte anche al mondiale, che è davanti lui, quindi per me riuscire a stare più vicino possibile, e poi mi piacerebbe sicuramente riuscire a vincere qualche giornata prima della fine dell'anno, però oggi contento, dai, secondo di classe, quinto assoluto, va abbastanza bene. Salvini superstar, Thomas gli stai dietro. Se dovessi stare un attimo a valutare quel dettaglio che oggi ha fatto la differenza e che forse sarebbe potuto andare in modo diverso, quale aspetto metteresti in evidenza? Ma sicuramente la mia pecca è sicuramente il cross test, dove in un po' tutte le gare faccio sempre un po' fatica, e quindi anche oggi direi lì bisogna provare a guadagnare qualcosa nel cross test, perché nell'enduro test e nell'estrema mi difendo abbastanza bene, però nel cross test prendevo qualche secondo, quindi bisogna cercare di migliorare rosicchiando qualcosa lì. Estrema, spettacolare e molto impegnativo, sei andato alla grande. Qual è stato il momento che ti ha esaltato di più e che ti ha dato l'impressione che oggi era la tua giornata? Ma no, so che nelle prove speciali estreme vado bene, nelle prove speciali comunque abbastanza tecniche, guidate, mi piace, mi trovo bene con la mia onda, mi diverto, e quindi mi sentivo a mio agio e ce l'ho fatta a fare dei buoni tempi. Il momento più difficile? Ma oggi non c'è stato un momento più difficile in particolare, ho sempre guidato abbastanza bene, non ho fatto grossi errori, quindi direi momenti difficili oggi per fortuna non ce ne sono stati. Thomas, una passione coinvolgente quella dell'Honduras, ma com'è nata in te? La passione è stata passata, ereditata da mio padre, da mio papà Luciano, che lui correva nella vecchia regolarità negli anni 70-80, quindi è stata una cosa di famiglia. Ho iniziato col mini cross e poi a 14 anni, appena l'età me l'ha permesso, visto che nell'enduro ci vuole il patentino, poi la patente, bisogna stare al codice della strada, ho iniziato con l'enduro e da lì sono andato avanti, dai, ho fatto una buona carriera, dai. Il nostro focus, il focus di Rete Zero, è la sicurezza stradale, un settore in cui si può e si deve fare molto di più. Qual è la tua riflessione? Ma io faccio parte anche della Polizia di Stato delle Fiamme Oro, quindi è una cosa sicuramente che vediamo spesso, anche quando magari andiamo nelle fiere del ciclo, del motociclo, i nostri colleghi ne parlano molto di questo aspetto, quindi le gare sono una cosa, bisogna sempre ricordarsi che le gare, le competizioni sono una cosa e il fuori dalle competizioni è un'altra, bisogna stare attenti, al giorno d'oggi le strade, soprattutto nelle strade, con le moto da strada, con le macchine, con tutto, è pericoloso, quindi bisogna stare molto attenti e rispettare gli altri prima di se stessi, perché due occhi non bastano mai al giorno d'oggi. E hai scoperto oggi questo incanto del lago del Turano? Sì, veramente, guarda, bellissimo, bellissimo posto, paesini stupendi, e è la prima volta che vengo, ma sicuramente spero di tornarci per correre e magari anche fare una piccola vacanza. E chiudiamo con una bella fotografia. Nella tua biografia professionale, quale momento metteresti in copertina? Una fotografia, un'immagine, un momento, un'emozione? Ma sicuramente quando sono salito sul podio, quando ho vinto il mondiale junior, dai. Fantastico, grazie di cuore, Tom.